Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo il fuoco del cavaliere e lo scagliaferraglia. Allora, raga, due nuovi archi. Sinceramente non me la sentivo di portare un video differente per ognuno dei due, semplicemente perché non è che siano molto particolari in sé. Abbiamo capito che alla Epic a quanto pare piacciono gli archi, infatti con la nuova patch non uno, bensì due nuovi archi. Andiamo a vedere nel dettaglio un attimo tutti e due. Innanzitutto, fuoco del cavaliere. Sono sempre tutte e due fucili di precisione, archi. Questo, medievale. Spara una freccia che cade nel tempo, danno gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. La particolarità di questo fuoco del cavaliere è solamente l'ultima perk. Colpire un nemico con quest'arma ripristina il 5,5% dei danni inflitti sotto forma di scudo. Che dire, questa perk poi valuteremo alla fine del video quanto è ottimale su quest'arma. E sicuramente è possibile fare magari una build differente rispetto al solito, no? Cioè, mi spiego meglio, se mettiamo Mary dell'evento cinese nella build, in questo caso possiamo sfruttare quello che è lo stordimento. Quando ci pushano tanti zombie li riusciamo a stordire, diciamo, eccetera eccetera. Però allo stesso tempo, mi tocca dirvelo, ma la Epic ha schiaffato questa perk un po' su tantissime armi. Sicuramente l'arco non è la migliore opzione, anzi c'è magari la volontà del guardiano dove ripristiniamo lo scudo. Le armi del set medievale appunto avevano questa particolare perk e quindi anche l'arco possiede questa perk. Allora, in sé quest'arma comunque non è che mi dispiaccia poi così tanto. Posso dire che mi sono abbastanza divertito a doverla utilizzare rispetto all'altro arco, anche se comunque non posso paragonarla agli ultimi archi, o meglio ai primi archi usciti. Secondo me i migliori restano pur sempre l'arco esplosivo oppure quello tubo vuoto o quello Mindertech. Però punterei molto su quello esplosivo, ecco, sostanzialmente. Per il resto, tutti gli altri archi mi sembrano un po' infondati, nel senso che non riesco a trovare un vero e proprio utilizzo. Poi ovviamente abbiamo anche il canto d'amore, che quello è utilissimo per stordire smasher di altissimo livello, ma quello è tutto un altro discorso. Per quanto riguarda danneggiare zone endgame, comunque così, l'arco esplosivo risulta la miglior scelta. Poi invece abbiamo lo scagliaferraglia, fucile di precisione, arco, avvoltoio. Quest'arco, oltre ad avere danno, gittata, velocità, aumentano con il tempo di carica, bla 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 bla, ha una durevolezza molto ridotta, ma costi di creazione di gran lunga inferiori. Anche quest'arco purtroppo, raga, non è nulla di speciale, specialmente poi se sull'ultima perk ha il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento. Beh, comunque sappiamo che quando vogliamo rallentare gli zombie possiamo contare su tante armi su cui abbiamo scelto questa perk, no? Generalmente comunque con l'arco è difficile riuscirne a rallentarne tanti piuttosto che come un assalto, no? Dove riusciamo a colpirne magari di più di uno, piuttosto che magari con un lanciarazzi che rallenta, no? In questo caso abbiamo questa perk su quest'arco, quindi rallenteremo i nemici. Diciamo che sì, molto meglio di altre perk come ultima, ma sinceramente su archi del genere mi aspetto qualcosa di molto di più. Semplicemente poi, se pensiamo che quest'arco è un arco a colpo singolo, poi con Farra sì, diventa multi-target, che comunque andiamo a hittare molti più zombie rispetto a quello che miriamo. Ma una cosa che ho notato di quest'arco è appunto, nonostante ha il tempo di ricarica identico, la cadenza di tiro identica agli altri archi, a me sembra visivamente che riesca a tendere il colpo molto più velocemente di altri. Cioè, vi spiego meglio, magari dal video non si nota. Quando voi utilizzate un arco per aver raggiunto il massimo carico, cioè avendo raggiunto la carica massima appunto tenendo caricata la freccia, sentiremo quel piccolo tac, quel piccolo effetto sonoro che ci farà capire appunto che siamo al limite, no? Ecco, su quest'arco questa funzione mi sembra molto più veloce rispetto ad altri. Poi magari è una mia impressione, ma a me sembra veramente molto più fluido. Comunque, sono percati entrambi nello stesso modo, doppio livello critico, doppio danno critico, con la differenza che uno è fisico e uno è energia. Quali vi consiglio di questi due? Allora, uno lo trovate nel negozio settimanale al costo di 1680 di oro, l'altro lo troverete disponibili dai lama da adesso fino alla fine dei giorni, diciamo. Quindi, ovviamente, quello nel negozio settimanale è meglio prenderselo, no? Questo invece baderete bene lama, prima o poi lo troverete tutti. Quale vi consiglio di potenziare dei due? Sinceramente, nessuno dei due. Ci sono, come sempre, archi più utili, archi più forti, bla 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 bla. Non so quante volte ho detto questa frase negli ultimi video, in quanto la Epic sta buttando fuori tanti di quegli archi che non so neanche più dove mettermeli. Quando guardo il mio inventario mi rendo conto di avere ormai troppi archi. Quindi per favore, Epic, basta sfornare questi archi. Se poi devi farli tutti così, che appunto sono più o meno tutti uguali agli altri, e non è che possiamo gestircela bene in zona endgame, ma neanche per divertirci, perché alla fine preferisco utilizzare altro. Boh, non saprei. Comunque, questi erano i due archi. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, quale dei due vi piace di più. Sinceramente in questa parte
patch ci sono state cose molto più interessanti di questi due archi. Archi. Per quello sono passati un po' in secondo piano. Io, raga, vi ringrazio della visione. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore. Per farlo vi basta inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Mi raccomando, fate i bravi. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! I was just a